Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla. Oggi siamo qui perché vi ho sfidato la prima volta nel primo episodio. Siamo arrivati a 31 like e l'abbiamo anche superati. Nel secondo episodio siamo arrivati a 51 like e l'abbiamo anche superati. Assurdo! Vi ringrazio. Ed oggi siamo qui perché stavolta so che non ci arriverete. Se questo episodio arriva a 90, e dico 90 like, attenzione, anzi faccio una cosa, 91, a 91 like vi porterò un altro episodio. Io so che voi potete forse riuscirci, quindi mi raccomando di arrivarci, mi raccomando. E tu, sì, proprio tu che mi stai guardando, hai lasciato il like? Eh? Hai lasciato il like prima di guardare il video? Ecco, se non l'hai lasciato, vai e vallo a lasciare. Allora, siamo oggi qui. Devo cliccare F5 ovviamente perché sono stupido io. Ok, siamo qui perché praticamente, a parte che comunque ci serve il mangiare. Io comunque ho messo qua questi. Il cactus, ecco. Ok, il cactus perché se i mob si avvicinano, muoiono. Ok? Adesso abbiamo 5 costolette di maiale. Pure il pollo cotto, attenzione, incredibile amici, il pollo cotto, mangiamo subito per avere la possibilità di ricurarci e rifullarci con la vita. Qua ci abbiamo il tutto che, oh, ma che cosa mi dici mai? Allora, questo arco lo buttiamo qui perché non serve a niente, anzi sì, potrebbe servire, ci prendiamo un po' anche le freccioline, ok. Allora, usciamo da qui, ovviamente, e andiamo alla ricerca, perché oggi non so cosa vorrei fare. Più o meno ci mettiamo un po' a scavare, facciamo un po' di. E mi arrivano ovviamente i. Come cacchio si chiamano? I messaggi su WhatsApp, WhatsApp, quello che cacchio sap. E niente, praticamente. Io volevo vedere, ragazzi, se avevo nel mio inventario la porta. Andiamo a prendere la porta, ragazzi, e la mettiamo nel punto dove ci sta la lava. Così almeno sappiamo che dove ci sta la porta ci sta anche la lava. Quindi apriamo questa porta, la chiudiamo ovviamente per non avere problemi con i mob. Prendiamo ovviamente la nostra bellissima e carissima lava e andiamo subito a. Appunto a mettere la porta. Oggi ragazzi, sapete cosa possiamo fare? Andremo alla ricerca delle pecore che ci daranno la lana per fare il nostro letto. Quindi intanto rompiamo qui, perfetto. Ok, e metteremo la nostra porta qui, così, pom pom. Ok, allora ragazzi, allora andiamo alla ricerca della nostra pecora, ma io probabilmente sono sicuro al 100% che nel deserto non ci sarà la pecora, perché è impossibile che ci sia una pecora nel deserto, ragazzi. Se fosse stata nel deserto era un casino assurdo, quindi non, cioè, una cosa rara, una cosa rara, no, non sono balbuziente, tranquilli ragazzi. Allora, io intanto ragazzi prendo. Ma perché mi devono chiamare proprio adesso? Scusate ragazzi, allarme, mamma incazzeta. Comunque, rieccoci qua. Vediamo un po', perché ragazzi, come vi ho già detto, dobbiamo trovare ovviamente le pecore, perché ci serve la lana assolutissimamente. Oh, e sto telefono proprio va proprio a bizzeffole. E quindi io intanto sto facendo un po' di cactus, ragazzi, perché questi cactus li voglio mettere a tutti, cioè tutto al lato della mia casa, così da non avere problemi con i mob che si avvicinano, capito? Più o meno sto facendo la stessa cosa che ha fatto Stepney nella sua casa, quindi prendiamone un paio, così ci potranno servire, ragazzi. Nel frattempo cerchiamo. Io, ragazzi, vi devo dire una cosa molto importante. Vi devo dire che io non so come si salvano le coordinate. Quindi dobbiamo stare attenti a non allontanarci troppo dalla nostra casa. Eccola là. Ok. E soprattutto dobbiamo cercare di riuscire a trovare subito le pecore. Perché facendo la lana possiamo settare il nostro spawn dentro casa nostra, così ogni volta che muriamo, sempre se muriamo, io già sono morto, però dettagli ragazzi, dettagli. E praticamente almeno quando muriamo abbiamo lo spawn settato appunto lì. Allora, vediamo un po' la situation. Sì, io intanto questo. Questa qua, cioè ragazzi, mamma mia, che benessere, trovare, cioè, trovare il carbone così,
quantità industriale, cioè è una cosa bella. Cioè tu vedi il carbone e dici alleluia, 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 alleluia. Che cazzo siamo in chiesa? Comunque, allora saliamo qua sopra e vediamo un po', perché qua sopra io vedo delle mucche belle belle. C'è un papino che no, chillo, mi dà il pollino. Ecco qua un porcellin, poppa poppa porcellin, che mi dà tutto a me, pepe pepe pepe. Un fiorellino, ragazzi, attenzione. Pecora? No, è un porco. Ma tutti i porchi? Porchi. Tutti i porchi, ragazzi, attenzione, Dark, chi dice tutti i porchi? Ok, mucca! No, non scappare, mucca! Minchia, impatti nei piedi a sta mucca! Oh, tututu, tututu, tututu. Qua ci vuole la canzone, ragazzi. Vedete la canzone quella là che fa? Carbone, attenzione, ferro! Ho visto. No, ho visto male, porco tu. Ok. Prendiamo questo carbone qui, ragazzi. Purtroppo, non avendo il letto, raga, non possiamo dormire e far passare subito la notte. Mannaggia! Mannaggia! Cioè, è assurda sta roba. Raga, io voglio trovare le pecore. Come la canzone, le pecore del cimitero. Si chiamano per davvero. Dammi il mangiare. Scusami, zio. Eccolo lì che incominciano i creeper. No, ragazzi, mi sa che. Mi sa che. Cosa vuoi da me? Dai! Attenzione, incredibile! Rompiamo questo albero, ragazzi, perché ci servono. Alcuni amici miei mi hanno detto: rompi gli alberi che ti servono appunto il legno per diventare duro come il legno. Ecco, attenzione che diventiamo duri come il legno! Incredibile, amici! Incredibile, che tra poco andremo a morire sicuramente, perché io sono sicuro, ragazzi. Ok. Incredibile, prendiamo tutta questa roba che potrebbe anche servirci in un futuro migliore. Samminammina, waka waka, samminammina, zangalewa, ennawaha, samminammina, pollino, vieni qua da papino e dacci il mangiare, così ti faccio male, samminammina. Ehi, ciao zio, bella, bella zio. Bella, grazie, grazie, grazie. Ma io sapevo che la lana si poteva fare anche con queste, con le cordicelle. O sbaglio? Qua, bravissimo. No, scheletro, scheletro, scheletro. Sono qui, scheletro. Sono qui. Ragazzi, oggi praticamente il nostro obiettivo è quello di riuscire a trovare le pecore. Le pecore però ovviamente dobbiamo riuscirci cercando ovviamente di non morire. Quindi l'unica cosa che possiamo fare intanto togliere tutta questa sabbia con la pala ovviamente. Perché dobbiamo cercare, intanto facciamo anche un po' così ragazzi. Io non so questo video come chiamarlo. Perché è un po' strano. Cioè nel senso dobbiamo sistemare tutto con la sabbia. Cioè dobbiamo fare tutta la pianura a paro. Ecco, a paro con comunque la casa. Quindi dobbiamo cercare di sistemare un po' il tutto, ragazzi. Quindi I don't know, I don't know, I don't know what you say. Oh, live it out again, say how you love it, what you say. E finiamo la palla. Ok, quindi who let the Jones out? Who let the Jones out? Ok, vediamo un po' perché dobbiamo riuscire a fare una pala. La pala si dovrebbe fare se non sbaglio. Bravo! Oh, due, tre. Uno, due, due. Ok, perfetto. Quindi qua abbiamo le nostre tre bellissime pale. L'arco boh, qui. Ok. E andiamo a sistemare ovviamente la sabbia, perché comunque ci serve sistemarla. Rompiamo tutto, ragazzi. Niente, appena ho finito, ci vediamo tra pochissimo. Appena finisco, ragazzi. No! No, ragazzi, so come chiamare questo video. Ragazzi, ho trovato Robert di Stepney. Oh mio Dio, ragazzi. Mamma mia, mi stava per killare, assurdo. Attenzione, dovrebbe essere mattina. Comunque, eccoci qua, ragazzi. È ancora da sistemare lì fuori, però. GG, pupi.
Allora, la sabbia la mettiamo qui perché tanto comunque non diciamo che non serve tanto, quindi precisa tutto ciò, va bene così. Comunque dobbiamo cuocere le costolette e dobbiamo cuocere anche il pollo. Un pollo! Quindi cuociamo il tutto, ovviamente. E io volevo vedere un attimo una cosa, no? Vedete? Lo vedete? Lo vedete? Abbiamo fatto una lana, ragazzi. Quindi con le cordicelle si fa la lana. Attenzione! Incredibile, amici! Allora, prendiamo le due costolette, ovviamente, ragazzi. Prendiamo le costolette perché ci servono le costolette, ragazzi. Mamma mia. Poi il pollo cotto. Attenzione. Comunque, che poi non so se si chiama veramente Robert, ragazzi. Quindi scrivetemelo nei commenti. Non mi ricordo come si chiama l'Enderman che è scomparso a Steppi. Intanto. Ah, bella Coca-Cola. Comunque, dobbiamo fare una spada. Anzi, ne facciamo due che è meglio. Facciamo due. Quanto è stupido Dark. È così Dark. È così. Bravo. Yeah. Let's go dude. Ok. Poi facciamo anche. Facciamo anche un'altra pala che potrebbe servire. E un altro piccone che potrebbe servire. Intanto le lasciamo qui. Comunque adesso dobbiamo andare intanto cerchiamo di sistemare un attimo qui, ragazzi. Cerchiamo di sistemare il cactus, ragazzi. Perché se li mettiamo tutti a giro, gli Enderman non ci faranno una pippa. Quindi, a prescindere da tutto ciò, ragazzi, dobbiamo togliere questa sabbia, raga, fino a là sotto, che è veramente un casino. Io nel frattempo che la tolgo, ragazzi, vorrei parlare un po' con... Ho visto, ragazzi, che comunque, anche se già ve l'ho detto, ve lo ridico, avete lasciato molti like. E molta gente ha lasciato like con doppio account. Tipo qualcuno che non faccio nomi, Kevin. Tipo qualcuno che non faccio nomi, Luca. Tipo qualcuno che... Vabbè, lasciamo perdere. E comunque... Non si lascia like con il doppio account, perché non vale così. Però, tralasciando tutto, l'importante è che siamo arrivati ai like richiesti e io vi ringrazio. Però comunque, ragazzuoli, dovete condividere. Quando si parla di condivisione, si parla di condivisione del proprio... A tutto spiano, condividete su Facebook, condividete su ogni piattaforma possibile, dove sapete che comunque potete avere la possibilità di aiutare quel video a salire. Mi raccomando, ragazzi, anche perché molta gente vorrebbe vedere queste, tra virgolette, serie vanilla di io che smadonno, tralasciando la Madonna ovviamente che non c'entra niente, e che io smadonno finendo i cactus ovviamente, però dettagli, ma anche se qui ce ne sono a bizzeffole. Ragazzi, dobbiamo cercare le lane, quindi le pecore, perché se no così non facciamo niente. Un'altra grotta, mamma mia che benessere. Comunque, ragazzi, io voglio fare a qualunque costo il letto, raga, perché è veramente qualcosa di assurdo, cioè, dai. Allora, finiamo tutto il giro dei cactus. Perfetto. Va bene, dai, così potrebbe andare lo stesso bene, dai. Perché comunque ci sta la porta, non è che comunque posso metterlo... Cioè, dai, non posso metterlo qui davanti. Lo vedete, cioè, non va bene. E poi facciamo così. Uno, due, uno e due. Quindi poi qua ci faremo ovviamente. Possiamo fare tipo... Guardate, vi faccio vedere. Ma non ho più la cobblestone. No, mi puoi fare questo? Vabbè, siamo all'arenaria, tranquilli, sì. Non vi preoccupate. Pam, 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 pam. No, e questo però lo devo togliere. Ok, perfetto. A me sta bene. Così non sta bene. Dicevo, a me sta bene così. Quindi, ok. Questa è la nostra casa, ovviamente. Ragazzi, vediamo un po' se i miei polli qua... Oh, attenzione, incredibile, amici. Incredibile. Allora, no, per ora non mangiamo perché è inutile mangiare al momento. Ragazzi, io devo trovare assolutissimamente, ragazzi, e ve lo dico... Cioè, non la troviamo. Forse devo cantare la canzone. Heidi, Heidi,
Le caprette ti fanno ciao, Heidi, Heidi. Il mene laggiù in città, ci picchia. Qui c'è un mondo fantastico, Heidi, Heidi. Candido come te, olala ii, olala ii, olala ii, e trovo i porci ovviamente, io canto e trovo i porci, vabbè, troviamo i porci, porci, però comunque ci danno il mangiare, quindi questo è l'importante, attenzione ragazzi. Ragazzi, che vi devo dire, non troviamo la, cioè, non troviamo la pecora, non troviamo le pecore. Ragazzi, non ci credo, stavo camminando così per il nulla, e ho sentito, beh, oh mio Dio, una pecora. No, ma io non ti voglio uccidere. Scusami. Ma dovevo fare di scusami. Qua c'è la canzone. Smell away. Mi daccia, my friend. Ai. Porco due. Ha fatto un male assurdo, ragazzi. Sembrava tipo go. Oh, un'altra. Oh, no, non ci credo. Ancora. Che bello essere. Oh, ti prego, ti prego, ti prego, altre, altre, non voglio altre. Ti supplico. La sento. Sta facendo beh. Dov'è? Dove sei? Dove sei? Eccoti. Grazie. Ok, ragazzi, eccoci finalmente ritornati a casa. Con 4 di lana dovrebbe bastare per fare un albero. Ci vuole il seme. Per fare il seme ci vuole l'albero. Per fare l'albero ci vuole un fiore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ma scusami. Ma cazzo si fa il letto? No, ragazzi, probabilmente nei commenti mi prenderete tutti in giro. Però io, raga, non ci posso fare niente. Come si fa? Che raga. Oh, è tornato Shiro, ragazzi. Che bello. Allora, Shiro, io sto impazzendo. Tu mi hai detto di prendere il legno. Ok? Per fare il letto. Crafting, ti prendi l'asse di legno. L'asse di quercia? È sempre l'asse di legno. Ok, io ho gli assi di quercia, 8. E ho 6 lane. Io metto la lana. Quindi 1 per lungo, 2, 3. E sotto ci metti il 3 di legno. Come sotto? Al lato? No. Ti ho detto in orizzontale, non in verticale. Ah, quindi devo fare così e così. L'ho fatto! L'ho fatto! Sì! Sì! Ce l'ho fatta, ragazzi! Ci credo! Probabilmente mi prenderete per il culo, però, raga, io... No, non si può. Lo metto qui e finalmente, ragazzi, si può dormire. Puoi dormire soltanto di notte. Ma! Posso dormire solo di notte! No! Va bene, ragazzi. Io finalmente ho il mio letto. Quindi sono a posto così. Io, ragazzi, vi ringrazio ancora per la vision. Finalmente noi ci vediamo. Alla prossima, ragazzi. Mi raccomando, 91 like. Prossimo episodio. Woohoo! Bella! So now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on.